Perché parlare di Mario Bava? Primo, perché me l'hanno chiesto. Secondo, perché è un'occasione per spostare il focus di discorsi tra critici e appassionati, che fondamentalmente e naturalmente alla fine diventano sempre quelli. E cioè si dividono in due fazioni. Il regista Mario Bava, sottovalutato dalla distribuzione, ma anche dalla consapevolezza dell'appassionato che si è perso un pezzo di storia artistica, e diciamo dei fan, ma anche dei critici, ma anche di chi di cinema diciamo, ha delle ottimissime conoscenze e giustamente vuole rivendicare un autore che è rimasto ingiustamente in ombra. Con il cruccio che esprime magnificamente Oscar Wilde quando dice l'arte che imita la vita o la vita che imita l'arte. Insomma, a me interessa sempre più che l'esistenza sia, non so dire se indagata, perché anche il concetto di indagare sembra che tu debba scoprire chissà cosa. Le cose non si scoprono, si rivelano, come le persone, oltretutto. Perché a mio avviso c'è un fenomeno che si crea quando ci sono gli autori sottovalutati, misconosciuti, dimenticati, ostracizzati, ci sono anche quelli, Bava non è uno di questi. Spostati! Basta, basta! E tu perché mi guardi così? Pensa a guidare. Ecco che l'appassionato dice: cazzo, guardate qua questo film che finalmente è tornato alla luce. E parliamo di Cani arrabbiati, quindi partiamo dalla fine, si può dire, in senso cronologico, perché Cani arrabbiati è quel film che tutti quanti lodano, tutti quanti dicono è il cult, è l'ultima parola lì vicino del grande Bava. Ma Cani arrabbiati è un film penoso, è veramente un film delirante, ma non nel senso bello del termine. Ed è un film che non è riuscito. Se possiamo anche definirlo un film di merda, se vogliamo, però attenzione, lo dico con la stessa misura in cui dico che un Eyes Wide Shut di Kubrick è un film di merda, ma un film di merda di Kubrick vale 100.000 film messi insieme della reale inettitudine del comparto artistico cinematografico oggi commerciale. Cosa significa? Significa che gli autori a un certo punto cappellano talmente tanto che, ma siccome si sono hanno lasciato che un'aura si espandesse sempre di più, ecco che quel cult diventa intoccabile. Invece no, Cani arrabbiati è un film di cui, come per Eyes Wide Shut, si possono tirare fuori mille elogi interessanti, ma il film in se stesso è una minchiata. Cani arrabbiati racconta la storia di un tutto on the road di quattro criminali con la C maiuscola che rapiscono, dopo una rapina, una coppia, e c'è un bambino in macchina, quindi il tema è delicato, ci sono appunto i bambini di mezzo, c'è la violenza in tutti i sensi, ed ecco che qui tutti quanti si prodigano nel dire che Bava ha fotografato il cinismo avanzante nella civiltà moderna, l'indifferenza, la cattiveria. Ok, ma è retorica perché il film deve funzionare, e non funziona perché Bava, che è un genio nel creare un'irrealtà, perché molti dicono che i suoi film sono surreali, sì, lo sono, ma in realtà, scusate il gioco di parole, lui crea un'irrealtà magnifica. Ed ecco che nel mondo di questa irrealtà, dei sogni, del fantastico, il fantastico di Bava non è un fantastico stupido,
Lui trova tutta la forza della sua dimensione, la mette a misura. In Cani arrabbiati lui non riesce a fare né il poliziottesco e mi girano i coglioni quando leggo certe critiche. Questo è un noir non compreso, ma un noir cosa? Allora veramente girano le palle, perché se c'è una cosa che dà veramente fastidio è gli ignoranti che vogliono essere detrattori di qualcosa che non capiscono, ma ancora di più quelli che apprezzano un autore come Bava, ma poi non sono capaci di sganciarsi e riconoscere oggettivamente che anche un genio, perché Bava, attenzione, è un geniaccio, quando fa delle minchiate non riescono a riconoscerlo. Cani arrabbiati ha un montaggio pazzesco, un montaggio incredibile, che tu dici: ma come cazzo ha fatto a gestire in spazi così ristretti? Quasi sembra di vedere A Runaway Train a 30 secondi dalla fine, non si sa come anche quel regista è riuscito a gestire in spazi ristretti, e riesce magnificamente. Ma non significa, il montaggio è il montaggio, la fotografia è la fotografia, l'interpretazione è l'interpretazione, la sceneggiatura è la sceneggiatura, e possono essere ognuno per ognuno delle cose fantastiche, ma il film, se non funziona, non funziona. Ed è continuamente scollato questa esagerazione, queste iperboli del linguaggio cattivo, di questi cattivi così stupidi che poi a un certo punto cadono nella retorica di certi passaggi finto sentimentali, per poi arrivare al finale, che è la cartina al tornasole di ogni film, arrivare a un finale che è sorprendentissimo. Ok, ma il fatto che sia sorprendentissimo non significa che sia valido. Ringraziamo veramente di cuore chi ci si è messo con tutta l'anima a riesumare questo film, perché era stato cancellato e l'attrice che ci ha lavorato ha fatto sì di riportarlo alla luce. Il figlio ci ha messo l'anima, gli riconosco questo valore, ma è un valore di esegesi, è un valore filologico del film, ma non un valore del film in sé. Io gli riconosco il valore filologico di quest'opera, ma non gli riconosco, non riconosco la bellezza di un'opera che è una minchiata. La vuoi piantare? Ci stanno guardando tutti! E i dialoghi sono una rottura di coglioni, perché io posso capire, ad esempio, se prendiamo quel film con Thomas Miller. Chiuso il discorso Cani arrabbiati, partiamo da La maschera del demonio e qui siamo finalmente al capolavoro. Che non rasenta la perfezione, è la perfezione. Bava, con La maschera del demonio, ha costruito un film perfetto, ma la perfezione non esiste. La perfezione esiste. Finiamo anche con queste minchiate: niente è perfetto. Col cazzo, invece è perfetto perché in tutto il gioco messo in moto, il potenziale, tutto il sentimento che c'è nel film, tutto collima magnificamente. E quando si chiude l'opera, cazzo, ci siamo. È un film stupefacente, movimenti di camera, montaggio, la voglia di portare l'horror e il terrore a una dimensione d'autore e soprattutto, questa è la figata di Mario Bava, e soprattutto tu, spettatore, non ti rendi conto a volte che non sai neanche chi è il protagonista. Ma in che modo? Della serie dici: ma chi cazzo è il protagonista quando vedi un film di Bava? Non c'è. Allora, cosa voglio dire con questo? Torno a un vecchio discorso, quando si parla del fatto, anzi si parla del processo di identificazione, che è quello che fa sì che i film siano fruibili alla massa. Poi c'è la sospensione della credulità, oppure dell'incredulità, a seconda della prospettiva, ma è la stessa cosa, non credete a minchiate ed è troppo pignole, è la stessa cosa. E questi due processi sono quelli che decretano il funzionamento per lo spettatore di un'opera cinematografica, altrimenti si annoia, incomincia le rotelle incominciano a far fatica perché deve pensare troppo, gli esce la bolla dal naso, questo film è pesante. E quindi ecco che il decerebrato classico medio italiota non capisce un cazzo, no? Cosa significa? Significa che Bava non solo non vuole mai introdurre una storia, ti ci butta dentro, ma fa un'operazione coraggiosissima. È la vicenda, sono i sentimenti, sono
gli entusiasmi del film che danno energia e sono il motore del film. Non c'è mai un vero protagonista nei film di Bava. Prendiamo le parole di Martin Scorsese, un altro minchione che è andato a farfalle. Completamente anche Tim Burton è andato a farfalle, tanto per capirsi che questi mezzi geniacci, perché Scorsese comunque non è un geniaccio, è un grande cineasta ma non è un geniaccio, Bava è un genio. E cosa lodano di Bava? Il fatto che loro, che non sono italioti, hanno capito il potenziale. E Scorsese dice, nei film di Bava non c'è storia, c'è solo atmosfera. È vero! Ma in realtà la storia c'è. Cosa vuole dire Scorsese con questo? Non so se poi ha mai approfondito il discorso. Scorsese sta dicendo che la storia in realtà è completamente fusa nelle emozioni della storia stessa. Ecco perché Bava è magico, ecco perché Bava ha fatto sì che tanti altri cineasti si ispirassero a lui, John Landis, ovviamente Tarantino, perché sappiamo che lui è un feticista di queste opere, e si vede benissimo. Bava, purtroppo, e io sono contento che sia relegato nei registi minori, perché in realtà un genio, non è detto che sia un grande regista, cazzo, gli riconosciamo che è un genio, cosa vuoi di più? Non è mica uno scherzo. Però come regista, infatti, i film sono anche dilettanteschi, a volte le forzature sono veramente anche ridicole, ma la voglia di entrare in un mondo personalmente libero e scazzato, ma senza che questo levi profondità, è unico. Quindi ecco che le atmosfere, come dice Scorsese, danno densità. Non so se dire se antesignano, precursore, innovatore, non lo so. Il concetto di come le musiche siano in connessione non con quello che dovrebbe far provare la vicenda e la situazione e la scena in quel momento, ma sono in connessione con il protagonista che in quel momento sta vivendo una determinata situazione. È complicato. Mano a mano cerco di srotolare questa matassa e facendolo in modo ritengo originale. Prendiamo a parallelo un film noto, prendiamo un film di Tarantino, Bastardi senza gloria. Se lo avete visto avete ben presente la scena quando la nostra protagonista, l'attrice ebrea, che dentro alla camera di proiezione del cinema Tu est-ce que les nazis vous lèchent les bottes que vous avez oublié ce que signifie mon nom? Non, vous pouvez pas rester ici. Maintenant, allez-vous-en. Lei è ebrea e lui è nazionalsocialista. Parentesi, i nazisti non sono mai esistiti in epoca nella Seconda Guerra Mondiale. Il nazismo è un termine inventato dai sionisti, dalla propaganda quella di oggi, tuttora al potere, quindi bisogna parlare come si mangia. Il nazismo non è mai esistito, è una minchiata totale. Il nazionalsocialismo, ecco che questo soldato, che era quello che si fregiava di aver ammazzato come cecchino una marea di soldati, entra dentro. A un certo punto succede che lei spara a lui. Lei pensa di averlo ammazzato. Poi in un momento come si pentisse. O le dispiace di averlo ammazzato perché comunque lui era innamorato di lei. E invece lui tira fuori la pistola da sdraiato per terra e spara a lei e la ammazza a sua volta. Muoiono tutti e due. Quali sono le musiche in quel momento? Andate a vedere quel film là.
In quel momento lì è completamente baviano, anche se questo termine non mi piace. Perché? Per i colori, per la fotografia, per la violenza? No! Nel momento più tragico, al climax della violenza, ecco che la musica diventa dolce. Certo, può essere struggente, ma quasi si eleva a qualcos'altro. E cos'è quella musica? La musica non è più quello che dovrebbe provare lo spettatore. È qui che arriviamo ai film e non al cinema, perché i film sono una cosa e il cinema un'altra. Nei film la musica deve prendere, agganciare quello che lo spettatore retoricamente dovrebbe provare e la amplifica. Quindi quel momento è triste o è di paura, ed ecco che le musiche devono essere tristi o di paura, invece lì sono quasi estatiche, sono quasi favolistiche, sono quasi sublimi, sono quasi eteree. Perché la tristezza di quel momento è nel sogno che si spezza e allo stesso tempo si riconosce. Quindi c'è una bellezza, non è una questione morbosa. Se torniamo a Reazione a Catena, c'è una sequenza in cui uno dei personaggi viene infilzato da una lancia e sì, la musica è di tensione, ma nel momento in cui lui si sa che morirà, ecco che la musica prende una piega emotiva ancora una volta dolce, soave. Qui, attenzione, se vogliamo essere veramente appassionati dei film di Bava e riconoscere l'intelligenza, è su questi punti che bisognerebbe ragionare. Perché? Perché riguardano la nostra psicologia. È questo che mi interessa di Bava, perché io non sono un appassionato dei suoi film, a parte che io detesto, cioè diciamo, non è che detesto, non ho nessuna attrattiva verso l'orrore, la sanguinolenza, lo slash soprattutto, che di cui lui è veramente precursore. Li accetto in questi film qua perché Bava sta esternando è l'ingiustizia del terrore, perché il terrore è ingiusto, per questo fa paura. Vedere questi film è divertentissimo, perché sei libero di non essere accalappiato dalla soggettività. Si palesa ancora di più come all'interno di quel film non ci sia un protagonista. Ma questa cosa è bellissima, provate a pensarci. All'inizio di Reazione a Catena abbiamo uno dei più bei titoli e incipit di una storia. Siamo immersi nell'amore di questa donna sulla sedia a rotelle, proprio nel suo amore, ed ecco che BAMF! Improvvisamente si prende, non mi ricordo, una pedata a questa tipa, insomma, corda al collo, stramazza, impiccata, la situazione si capovolge, ecco che torniamo all'ingiustizia del terrore. È il terrore che vive la vittima, non è il terrore che vive lo spettatore. Ci siamo, e siamo entrati in un'altra nuova fase della storia, e dici, ma cazzo, l'assassino è lui il pericolo, adesso è l'assassino ad aver paura di qualcosa. L'assassino si affaccia, vede che c'è un cancelletto che sbatte, che fa rumore, è il vento che lo muove e ritorna a essere tranquillo, ma noi non torna, bam, ecco che l'assassino viene ammazzato da un altro assassino. Ma in questo gioco di Bava non ci sono, non c'è una volontà a voler esagerare per dire ah, lo spettatore non se l'aspetta, guarda che figata. A parte, quando mai vedi un film del genere? Già sarebbe una figata così? No, perché poi tutto risulta inanellarsi in maniera coerente con la storia che prosegue, che poi avrà dei flashback attraverso i protagonisti, che ci darà a intendere perché si sono concatenate queste cose, Reazione a Catena, concatenate, in maniera superba. Night.
Bava viene elogiato anche per la fotografia, ma capiamoci, anche qui, Bava come direttore della fotografia non è che avesse chissà che qualità, non si avvicina neanche a un direttore della fotografia dei film di Leone, ma anche di Striscio, ma, come diceva lui stesso, era un artigiano. La fotografia di Bava è geniale, non è professionale, è geniale. Perché è geniale? Perché i colori di Bava sono votati a un'irrealtà, non a un qualcosa di surreale, a un qualcosa di irreale agganciato alle nostre emozioni, perché questi sono i film di Bava, parlano delle emozioni. E parlando di queste emozioni, e lo aggiungiamo al fatto che non ci sono mai dei reali protagonisti, lo aggiungiamo al fatto che le atmosfere sono continuamente protagoniste insieme ai non protagonisti. Capite perché quando si può dire genio lo possiamo dire con forza? Perché questa cosa non esisteva. E tuttora Bava, in questo senso, è molto più in alto di Fellini, è molto più in alto di Kubrick, è molto più in alto, non lo so, di tantissimi autori. Non è più in alto di Sergio Leone, però, perché Sergio Leone è riuscito a dare vita al modo di intendere l'essere autori e il suo gioco di portare l'infantilismo. Per Sergio Leone era legato al mito, al sogno, all'orizzonte, all'ironia. Per Bava era qualcos'altro. Non supera Sergio Leone, non supera Bergman, non supera Kurosawa, ma supera tanti altri cineasti. I tre volti della paura, che il titolo originale, se non sbaglio, era questo qua, era Black Sabbath, da cui ha preso nome il famoso gruppo heavy metal con Ozzy Osbourne. E i tre volti della paura, che sono tre film, tre mini film e episodi, è superlativo anche questo, è hitchcockiano per certi aspetti, e ci sono sceneggiature superlative. Nel primo episodio, quello del telefono, il tuo corpo stupendo, le tue braccia morbide, le tue gambe perfette. C'è anche una non velata ma ben individuabile situazione lesbica. No, non coprirti. Ma perché hai chiamato la tua amica Mary? E continua a esserci il ribaltamento della vicenda, e mentre questo accade, di nuovo tu dici: ma chi cazzo è il protagonista? Prima dell'alba tu morirai. È una figata, è una figata, perché poi nessuno è protagonista, perché è il terrore che arriva e non guarda in faccia a nessuno. Questa è veramente la bilancia dell'ingiustizia, no? Perché si dice che la giustizia è cieca, nel senso che non vede, non fa due pesi e due misure, ma anche l'ingiustizia di Bava non fa due pesi e due misure. Blu. Mio Dio, ma è cieca. E i capelli, Leandro? Di che colore sono i capelli? Lisa il diavolo è film superlativo per come ci trasporta immediatamente in un mondo completamente irreale, senza usare quegli espedienti idioti che sono usati da 50 anni a questa parte, e dove noi diciamo: ma il protagonista sta sognando o è la realtà? La realtà è il sogno. Noi andiamo oltre questa minchiata con i film di Bava, perché quella è un'irrealtà, è una realtà completamente immersa in un discorso, in un'esperienza, in un racconto. Non ci domandiamo neanche se è vero o è falso. È questo il gioco magnifico di Mario Bava. Avevo detto di andarvene, non avete ascoltato. Adesso è troppo tardi. Una volta le cineprese c'erano anche quelle così a spalla, ma quando sono a spalla lo vedi subito. Altrimenti erano cineprese che ci volevano delle persone, tuttora può essere, ma lì era un obbligo. Quando ci sono certi movimenti di camera, Bava è magnifico, è alla pari con Hitchcock, attenzione. Il movimento di camera è il mio crucio, anzi è una delle cose che amo di più al cinema, è il movimento di camera. (Musica)
le Steadicam di merda, per fortuna non c'erano ancora quella volta, che hanno rotto i coglioni, l'idea di stabilizzare l'immagine è bimbo minchia a prescindere. Non se ne può più. Spielberg stesso, prima che facesse film di merda, film che sono la diarrea, che sono il vomito, lui stesso disprezzava l'estetica, ma aveva ragione. Poi ovviamente si è dovuto vendere anche lui al meccanismo. Che cazzo me ne frega a me della ripresa stabilizzata? Perché? Perché sono sempre i film al servizio di questo gioco idiota nel senso che è ottuso, che non è intelligente, che non unisce i puntini, è fine a se stesso, no, non so come dirlo, e questo gioco ottuso a bava non interessa. La telecamera si sposta e si sposta con una geometria che vuole fotografare continuamente le atmosfere, e a noi non dà fastidio, come con Hitchcock non dà fastidio, perché c'è maestria, c'è professionalità, non c'è virtuosismo. Charlie Chaplin all'epoca, che un altro genio sottovalutato, Chaplin sottovalutato, sanno tutti chi è Charlotte, ma è sottovalutato come regista, è sottovalutato come sceneggiatore, è sottovalutato come montatore. È sottovalutato ed è giustamente è un genio della comicità, ma in realtà è un regista mostruoso. Chaplin cos'è che diceva? Diceva: a me che cazzo me ne frega di avere una cinepresa che si muove, che entra, che esce, che entra nel naso del protagonista. Aveva già anticipato quello che sarebbe successo. Esce, finisce nel camino, nelle fiamme, entra nelle fiamme. Ma che cazzo è? Come quel coglionazzo di Scorsese quando ha fatto quel film là, cos'è? Hugo, come si chiama? È una vergogna. O in The Aviator, che deve riprendere la cinepresa che arriva con DiCaprio che vola sull'aereo, arriva fino a inquadrare l'occhio, poi si spa. Ma che cazzo significa? Ma perché? Cosa mi vuoi far vedere? A che livello è arrivata la tecnologia? E quindi il Monello è girato con una scatoletta e una manovella così. Chi? E guardate il cazzo di Monello con una scatoletta come è girato. Che non serve un cazzo 2K, 4K, 8K, 16K, stabilizzazione su 5 assi e via dicendo. Ma di che stabilizzazione di cosa? Siamo progrediti, ma dove? Ma dove, se fosse vero che noi siamo progrediti con la tecnologia che ha portata di tutti, con delle macchine stratosferiche, delle reflex che sono delle mini cineprese pazzesche, in proporzione, visto che sono in milioni, è una questione proprio di logica, è un fatto, non è un'opinione, è un fatto oggettivo. A quest'ora quanti capolavori dovremmo avere, visto che la tecnologia per girare film a livelli quantici superiori rispetto a quelli girati con la manovella, quanti film dovrebbero esserci? Quanti capolavori dovremmo vedere? Non ne vediamo nessuno! In proporzione non ce n'è, non ce n'è, perché c'è la desensibilizzazione, rincoglionimento e all'apoteosi. Bava non era rincoglionito, in questo senso gli va riconosciuto tutto in questo senso, e noi glielo riconosciamo. (Susurra)
sapete ad esempio che nel film Reazione Catena gli effetti speciali sono di Carlo Rambaldi? Sapete chi è Carlo Rambaldi? Carlo Rambaldi è quello che ha fatto e ci dà la misura della vitalità, della voglia di fare cinema. Ecco in questo senso cosa significa essere artigiani, e sono magnifici gli effetti. Qui sarebbe da aprire un discorso che è difficilissimo e poi chiudiamo, da analizzare, perché cos'è che piace, che non si è mai riusciti a riportare in auge, perché è talmente personale. Cos'è che identifica quel tipo di terrore in quei film degli anni 70 soprattutto, quando il personaggio fa quella faccia, pamf, gli zoom addosso, l'accetta, gli si trova nella testa il sangue, l'orrore, è tutto molto infantilizzato. Ma l'infantilizzato di Bava e anche di tantissima, guardiamo anche Lucio Fulci, di cui ho fatto una recensione per cos'era la storia di quella poveretta che è stata massacrata all'epoca dalla Chiesa, adesso mi viene sul nome, non fa niente, e anche Lucio Fulci e tantissimi altri, loro non cercavano il realismo, no? Eppure se noi guardiamo Van Gogh, perché Van Gogh è Van Gogh? Che cazzo devi dire quando vedi un quadro di Van Gogh? Ci siamo? Ed ecco che questo tipo di espressione entra realmente nella realtà reale. In questo senso l'espressionismo, Van Gogh era impressionista, non faccio confusione, ma al cinema è un altro discorso, l'espressionismo quasi tedesco di Bava è un espressionismo che va a toccare le corde, delle emozioni. In realtà è pacchiano, dove cazzo vengono fuori questi colori nei film di Bava? Avete visto viola, rossi, blu? Che tutti gli vogliono togliere questa sua umiltà, lasciategli, lui dice io sono un artigiano, no, lui non era solo un artigiano, no, aveva ragione, lui era un artigiano, quindi è giusto che rimanga sotto tanti grandi autori, è giustissimo, gli va riconosciuto però tutto quello di cui abbiamo parlato. E bellissime anche nei suoi film sono i titoli, i crediti iniziali, sono fantastici, c'è voglia di giocare, c'è voglia di fottersene. Sei nel linguaggio delle cazzo di emozioni.